5 mesi e mezzo di letargo ai confini del sistema solare, si è risvegliata in gran forma la sonda New Horizons della NASA ed è pronta per raggiungere l'ultima Thule, come è stato chiamato il suo prossimo obiettivo, il piccolo e misterioso corpo celeste che si trova ai confini del sistema solare e che diventerà il mondo più lontano mai visitato da un veicolo costruito dall'uomo. L'incontro è previsto per il Capodanno 2019 e la sonda si prepara così a un nuovo primato, dopo essere stata la prima ad aver sorvolato Plutone e le sue lune nel 2015. A raccontare queste fasi di intenso lavoro è responsabile della missione Alan Stern del Southwest Research Institute a Boulder in Colorado, insieme alla responsabile delle operazioni Alice Bowman, che lavora alla Johns Hopkins University nel Maryland. Al momento New Horizons sta viaggiando nella fascia di Kuiper, la regione ai confini del sistema solare popolata da asteroidi e pianeti nani. La sonda si trova a più di 6 miliardi di chilometri dalla Terra, oltre 40 volte la distanza che ci separa dal Sole. Per questo motivo il segnale radio lanciato dopo il suo risveglio ha impiegato ben 5 ore e 40 minuti per arrivare al Johns Hopkins Applied Physics Laboratory nel Maryland, rassicurando i tecnici della NASA sul perfetto funzionamento di tutti i sistemi. Nelle prossime ore la sonda riceverà il primo dei comandi necessari a organizzare il sorvolo di ultima Thule. La preparazione richiederà circa 2 mesi, dopodiché New Horizons inizierà a osservare a distanza il misterioso corpo celeste per meglio definire la rotta di avvicinamento. La sonda si trova ora a circa 260 milioni di chilometri da ultima Thule e si sta avvicinando di oltre 1 milione di chilometri al giorno. Dopo lo storico sorvolo previsto per il Capodanno 2019, New Horizons resterà attiva fino alla fine del 2020 in modo da trasmettere a Terra tutti i dati raccolti e completare le osservazioni scientifiche della fascia di Kuiper. Quindi per questo video è tutto, io spero di essere stato chiaro, spero che questa news sia stata interessante. Oggi vi ho parlato della sonda New Horizons della NASA che si è risvegliata con un nuovo obiettivo da raggiungere, ultima Thule. Questo è il nome del piccolo corpo celeste che nel Capodanno 2019 verrà visitato, verrà osservato nel dettaglio dalla sonda New Horizons, insomma una sonda, una missione veramente incredibile che dopo averci mostrato Plutone e le sue lune, ora è pronta, insomma, a una nuova avventura, a un nuovo obiettivo piuttosto grande, insomma. Sarà la prima sonda a visitare un mondo così lontano, insomma, oltre l'orbita di Plutone, quindi un oggetto della fascia di Kuiper. Non ci rimane che aspettare, che attendere questi mesi veramente con ansia per festeggiare e inaugurare un 2019 veramente da brividi per quanto riguarda l'ambito scientifico astronomico. Quindi per questo video è tutto, io spero di essere stato chiaro, mettete mi piace al video se volete, ciao belli!